A Bari, in piazza Carabellese e in altre 10 città italiane, questa mattina è stato istituito un presidio per combattere la povertà, dove lasciare donazioni alimentari o materiale per la scuola. A organizzarlo, anche per raccontare l'Italia delle diseguaglianze, Libera Bari, con altre associazioni del territorio, in tutto una quindicina, che da tempo si occupano di povertà e disagio. Con la pandemia abbiamo scoperto anche un'altra povertà, quella che non si vede, quella che non chiede, quella che ha vergogna, quella che ha dignità. E quindi in questo momento stiamo, ecco, mettendo in evidenza che esiste in Italia purtroppo un problema di povertà assoluta che riguarda 6 milioni di persone e c'è una povertà relativa che riguarda 12 milioni di persone. Gli organizzatori citano i dati Istat che registrano, ad un anno e mezzo dal diffondersi della pandemia, un aumento in Italia delle diseguaglianze e della povertà assoluta che torna a crescere. La raccolta delle donazioni non si limita alla giornata mondiale. In tutta la Puglia, diciamo, ci sono dei presidi di Libera a cui ci si può rivolgere per portare questi doni, questi viveri oppure portare materiale scolastico.